Nel frattempo, dal Movimento 5 Stelle arriva un duro attacco ai democratici che, secondo il candidato sindaco grillino Francesco De Pasquale, avrebbero una visione fantasiosa e rovesciata della realtà. L'aspirante primo cittadino spiega che Via Groppini sarebbe impegnata in un maldestro tentativo di sganciarsi dalle responsabilità per i risultati fallimentari dell'ennesima disastrosa amministrazione di centro-sinistra, con una mossa definita puerile, utilitaristica e al limite del ridicolo. De Pasquale ricorda che il PD ha espresso in questa legislatura il vice sindaco, 4 assessori su 6 e 8 consiglieri comunali, senza dimenticare le presidenze di IMM, Carrarafiere, Apuafarma, ERP e la vicepresidenza di Amia, a conferma della piena responsabilità politica di Via Groppini nell'operato dell'amministrazione Zubanni. L'aspirante sindaco pentastellato conclude con parole di apprezzamento per la svolta dei democratici su Porto e Waterfront, ricordando però che si tratta di posizioni che il Movimento 5 Stelle porta avanti da anni.